Ben ritrovati amici di Sulla Zampa. 13 anni fa questo vecchietto, Ronin, fu protagonista di una disavventura, chiamiamola così. Se ne andò di casa, uscì di casa e si perse. E grazie a questa, diciamo così, grazie o per colpa, insomma, dipende dai punti di vista, di questa disavventura, nacque l'associazione Animali Persi e Ritrovati. 13 anni di vita, 13 anni di avventure raccontate da chi vi segue, e quindi vi siete fatti un po' un'idea su come si muovono cani e gatti, che cosa succede, perché si perdono e come mai talvolta non riescono a ritrovare la strada di casa. E allora cerchiamo di prevenire. Come si può aiutare, partiamo dal gatto, come si può aiutare un gatto e poi anche un cane a ritrovare o comunque a non perdere, partiamo dall'inizio, a non perdere la strada di casa? Facendo esattamente quello che faremo tutti noi quando arriviamo in un luogo che non conosciamo, impariamo a riconoscerlo. Ma bisogna quindi partire con molto anticipo, mettersi nella loro testa e capire loro il mondo come lo vedono. E nel mondo del gatto e del cane, il fuori dovrebbe essere secondario. La prima cosa che bisogna assolutamente imparare in ogni caso è di dover insegnare all'animale il proprio nome. Quindi Ronin si chiama Ronin e ha imparato a capire che lui è Ronin. Se io chiamo un qualsiasi altro gatto, lui non arriverà, se non magari perché vuole venirmi a salutare o perché vuole lui venire da me, ma altrimenti ognuno degli animali, dei cani e dei gatti, è assolutamente capace di imparare, di avere quindi la conoscenza di se stesso, la consapevolezza di essere se stesso nel momento in cui io ho insegnato loro il loro nome. Questo si ottiene naturalmente con dei premietti. Inizialmente io chiamerò il mio beniamino, che sia un cane o un gatto, con il nome che avrò deciso di dargli, associando il tutto sempre a un qualcosa di particolarmente piacevole, che solitamente è del cibo. Con il tempo, molto in fretta, l'animaletto capirà che cibo e nome sono una cosa gradevole. Col tempo imparerò a dare meno premietti, l'animale incomincerà a dissociare l'alimento, la cosa gradevole, però capirà da quel momento in poi che quando si emette quel suono, quel nome, gli si sta parlando di lui e quindi accorrerà. L'altra cosa, non bisognerebbe mai, mai, mai lasciare uscire un animale troppo giovane. Molti pensano che magari un cucciolo già di 6-7 mesi, che è, rimane un cucciolo, è ancora troppo debole e troppo inesperto. Un animale incomincia a essere adulto non nel momento in cui è capace di riprodursi, ma nel momento in cui ha raggiunto almeno un anno e mezzo di vita. Quindi cani e gatti, fatti uscire prima di casa? No. Ovviamente quel cane si fa una differenza, si fa un'eccezione perché quello deve uscire fuori a fare i propri bisogni e a questo punto uscirà a guinzaglio. L'altra cosa che è assolutamente importante da dover insegnare al proprio animaletto, alla propria bestiola, è la differenza, il concetto di sì e di no. Perché io non posso altrimenti dire alla mia bestiola no, tu adesso questo non lo fai o ti stai mettendo in una condizione di pericolo oppure sì, va bene, andiamo avanti. Quindi agli animali va prima insegnato il significato della parola no. Il significato della parola sì. Con un cane naturalmente è più facile. Certo che il cane, Baldo deve, ha dovuto imparare tante cose come qualsiasi altro animale e ha capito anche che il suo nome non è Baldo no o Baldo sì, bensì Baldo, a cui poi viene abbinato il significato, il concetto del no, del sì, a seconda che abbia fatto la cosa giusta o quella sbagliata. Con il gatto questa cosa è un pochino più difficile. Allora, sì, ovviamente si capisce, si impara subito con una carezza. Il no, come sgridare un gatto? Io utilizzo la tecnica dello spruzzino, coglierlo sempre solo sul fatto, e nel momento in cui ha fatto la sua malefatta, possibilmente avere lo spruzzino per mano e poi psht, dargli una bella spruzzata, il gatto capisce poi che quella era una cosa che non doveva fare. Solo quindi se sono date queste tre premesse, che l'animale conosca il suo nome, il significato del no e del sì, a questo punto si può incominciare a ipotizzare ad affrontare il mondo esterno. Ma ci vuole una quarta condizione. La quarta condizione è che noi dobbiamo aver instaurato con la nostra bestiola un rapporto talmente forte che l'animaletto sa per forza di cose che noi siamo i suoi protettori e che casa nostra è anche casa sua e quindi l'animale deve capire che nel momento in cui mette il naso fuori, se dovesse succedere qualcosa di sgradevole, deve avere la possibilità di tornare immediatamente sui suoi passi e rifugiarsi nel luogo che lui ritiene sicuro.
Questo è l'altro motivo per cui un animale appena adottato non lo si lascia andare allo sbaraglio fuori, perché non saprebbe uno dove andare, non saprebbe destreggiarsi, scapperebbe alla prima cosa che lo spaventa, ma due non saprebbe nemmeno rifugiarsi in un luogo che lui considera sicuro. Quindi bisogna procedere per passi, cioè esatto, fargli conoscere l'ambiente, quello che c'è fuori di casa. Esatto, con il cane naturalmente nel momento in cui abbiamo raggiunto quindi un'età tale e anche il gatto da poter affrontare il mondo esterno, essere abbastanza forti, non avere più le mattane dei giovanissimi, avere abbastanza esperienza per poter valutare rischi, pericoli e anche una situazione tranquilla, a questo punto il mondo lo si affronta per gradi. Col cane appunto per forza di cose andando a fare i fuoribisogni è una cosa che succede già molto presto e in un modo molto graduale, però uscendo nelle nostre passeggiate faremo sempre il solito giretto nel solito posto per poi aggiungere ogni giorno, ogni tot giorni durante la settimana un pezzo di tragitto in più in modo da estendere sempre più il raggio d'azione, quindi anche di conoscenza dell'animale. Con il gatto funziona in modo analogo, io con i miei sono sempre riuscita a uscire senza doverli portare al guinzaglio e l'ho fatto però anche là per gradi del tipo che Ronin aveva ormai 1 anno e mezzo, lui tra le altre cose ha 18 anni e mezzo, è ammalato di FIV e nonostante tutto ci mette tutti quanti in riga, me per primo, e quando si è perso era proprio in forze per quanto riguardava la sua età mentale e anche fisica. Eppure lui un giorno è uscito e quella volta c'erano i botti di Capodanno e si è perso perché qualcosa l'ha indotto a spaventarsi e quindi a scappare in una zona in cui non avrebbe più potuto far ritorno da solo, cosa che poi è successo e poi mi sono messa alla ricerca. Però per tornare all'insegnamento, lui con colui che cosa avevo fatto? Che quando sono arrivata a vivere a Modena con lui, lo facevo uscire, dopo che lui ha capito che quella era la nostra nuova casa, lo facevo uscire ogni giorno e gli facevo esplorare 5 metri di strada. Questo per un paio di giorni di fila, in modo che lui potesse mappare, quindi imparare a conoscere, a riconoscere il cordolo del marciapiede piuttosto che le pareti dei muri, le piante che stavano crescendo in un determinato posto, quindi farsi proprio una vera e propria mappatura. Dopo circa una settimana ho incominciato a raddoppiare la lunghezza della passeggiata, altri 5, altri 10 metri, quindi Ronin ha cominciato a conoscere un nuovo territorio, fino a quando è riuscito a imparare durante queste piccole passeggiate tutte le zone limitrofe attorno a casa e con quello lui sapeva esattamente come fare per tornare a casa, andare fuori e farsi il suo giretto, andava al bar, tornava indietro. Anche perché loro durante il loro percorso, il loro tragitto comunque rilasciano degli odori, quindi ci sono dei punti di riferimento. Assolutamente sì, anche perché quando noi portiamo soprattutto i cani fuori in passeggiata e li tiriamo via disgustati dai posti in cui loro lasciano volentieri i loro bisogni e magari anche con una leccata di piena di soddisfazione tirano su, ecco, quello è il modo in cui gli animali comunicano tra di loro e anche, diciamo, in modo a distanza di tempo, in modo dissociato, perché tutti passano da quel punto e tutti fanno magari la pipì in quell'angolo, però nella pipì non c'è scritto solo queste pipì, c'è scritto anche che età ho, se sono maschio o femmina, se sono eventualmente un cucciolo in calore, se sono un anziano oppure uno giovane, se sono magari uno del posto oppure uno che passa di là per caso perché ha passeggio con il suo proprietario, però viene da un'altra zona della città. Quindi nell'urina, nelle feci, gli animali hanno un altro approccio, un altro tipo di concetto per quanto riguarda anche i bisogni fisiologici, non ravvedono quello che noi ormai acculturati definiamo, per certi versi anche comprensibilmente, come una cosa schifosa. Per loro è un modo, un altro modo di poter comunicare e rendiamoci conto che loro riescono a comunicare senza l'uso delle parole, che per certe cose è uno svantaggio. Quando si è perso lui avesse potuto dire guardate, mi chiamo Ronin, vivo in Ruopiopa 44, riportatemi indietro, sarebbe stato più facile. Invece quella volta così non fu. In compenso però riescono a comunicare tra di loro con linguaggi talmente diversi, anche per certi versi più complessi e più raffinati, che noi non siamo più in grado, che non saremmo mai stati in grado di poter utilizzare per esprimerci.
E poi l'altra cosa che noi umani dovremmo capire è che gli animali comunque hanno un diverso punto di vista. Tu, questa è una cosa che fai con i bambini nelle scuole per insegnare come vedono gli animali. Cioè, se noi proviamo a lanciare appunto una pallina, un conto è se tu la vedi lanciata quando sei su in verticale, ma se sei giù e magari sei in una posizione anche orizzontale o comunque a livello terra, la pallina, il movimento della pallina lo vedi in maniera totalmente diversa. Esatto, quella è stata una di quelle cose che proprio il rapporto con i bambini mi ha portata a pensarci e rifletterci ulteriormente, perché i bambini complessivamente mi chiedono ma perché ce ne sono tanti morti investiti? Già, è una domanda che mi ponevo spesso anch'io. Poi, come spesso succede, molte volte per trovare una soluzione basta mettersi nei panni dell'altro, che naturalmente è un pochino difficile se io da essere umano mi devo immedesimare in un animale, però può servire, e anche in quel caso servì, perché mi resi conto che in effetti loro, qual è l'altezza media di un animale? Te siamo a 25 cm da terra, Baldo sarà un pochino di più, saremo sui 45-50. E da allora ho iniziato a fare questo esercizio con i bambini, li metto seduti giù per terra dicendo loro mettetevi ad altezza di cane. E dico ok, adesso vi mettete giù ancora più giù perché adesso siete alti quanto il mio cane, mettetevi giù ad altezza di gatto. Poi dico ok, cosa vedete adesso? Ed è in quel momento che scatta qualcosa e tutti si rendono conto di come è cambiato il mondo, di come sono cambiati anche loro senza in effetti essere però assolutamente diversi da quello che erano prima. Si rendono conto che vedono giusto i banchi di scuola, vedono le scarpe dei compagni, non riescono più a vedere fuori dalla finestra perché poi torno a metterli in piedi, e così si riesce a capire che la visuale, il mondo, per quanto possa rimanere sempre lo stesso, cambia a seconda di chi lo guarda. Per gli animali è fondamentale, e quindi sapere che loro vedono il mondo da una prospettiva, da un punto di vista molto più basso, ci fa capire anche del perché loro debbano fare degli sforzi enormi per potersi orientare in un mondo che cambia e che in parte rimane fermo. I muri, le piante rimangono lì dove sono, il cordo del marciapiede, guarda, questo c'ha questo segno, quell'altro invece sbeccato in quel punto lì, però è sempre là. Le gomme delle ruote, le macchine parcheggiate invece non ci sono più, magari il giorno dopo o anche solo poche ore dopo. Quindi l'animale ogni giorno è costretto a fare una mappatura di quello che c'è e di quello che non c'è per capire poi in definitiva qual è il suo mondo e qual è invece una zona che non conosce. Ancora più difficile è il discorso degli uccellini. Molti ci dicono, quando ci chiamano, è scappato il classico pappagallino o il cinerino. L'animale vorrebbe anche tornare indietro, ma nel momento in cui spicca il balzo perché trova la porta della voliera e della finestra anche fortuitamente aperta, nel momento in cui vola fuori, l'animale non ha mai visto casa sua dall'alto. Come fa in 1,5 miliardi di case a riconoscere quale è quella dalla quale lui è venuto fuori in un lampo di un secondo, magari anche preoccupato o felice di quello che stava facendo? Per cui l'orientamento funziona sicuramente così come funziona per noi in determinati ambiti, lo ricordo. Cioè quelli che tornano a casa da ovunque si trovino sono solo in tre. Uccelli che chiamiamo migratori, determinati tipi di insetti, guardate le api che usano il sole anche quando fa buio, quando è nuvoloso per orientarsi, e poi determinati tipi di pesci, ma tutti gli altri no. Riepiloghiamo, regole base per evitare che l'animale si perda. Regole base, avere almeno 1,5 anni di età, avere un nome, conoscere il significato della parola sì, conoscere il significato della parola no, avere una casa in cui rifugiarsi, sempre a portata di mano. Ecco, tutto ciò per evitare che un animale si possa perdere, come era accaduto a Ronin 13 anni fa, lui però ora ne ha 18, è qui, sta benissimo, è tornata a casa, e quindi insomma cerchiamo di evitare che un animale possa perdersi, che questo possa accadere, insomma. Grazie per essere rimasti con noi, io vi aspetto puntuali domenica prossima. Ciao! Ronin, salutiamo! Ciao!